Davide Baiocco, oggi finalmente parte questa corsa a diventare sindaco della sua Perugia. Ecco, cosa l'ha spinta ad accettare una sfida tanto affascinante quanto difficile per qualcuno che la politica non la mastica così quotidianamente? Ma diciamo che mi sono sempre piaciute le sfide difficili, non ho mai avuto paura di affrontare le responsabilità e le sfide. Beh, diciamo che oggi è il giorno del matrimonio, perché come nei legami anche fra una coppia c'è il momento in cui ti unisci ufficialmente. Diciamo che questo percorso è iniziato qualche mese fa e quindi già abbiamo fatto tanto, c'è ancora da fare per poter costruire una squadra vincente e fare la differenza anche qui a Perugia, ma oggi diciamo che c'è l'ufficialità. Per quanto riguarda l'unione, già c'è stata da tempo. Ecco, siete partiti con largo anticipo rispetto alle elezioni, questo può essere un vantaggio, cioè farvi conoscere, far capire alle persone il vostro progetto, anche se il coordinatore nazionale Stefano Bandecchi ha dimostrato che in poco tempo si può vincere a Terni. Si può sempre vincere, la base deve essere il desiderio, la passione ardente, la fiducia, questo è quello che serve, fare azione quotidiana e costante con grande perseveranza. Questo è un grande esempio che ci sta dando Stefano Bandecchi, il fatto che ci ha creduto da subito, la passione che ci ha messo, la fede che ha avuto e il lavoro costante che hanno fatto a Terni sicuramente sono l'ispirazione anche per noi. Si può vincere facendo le cose bene. Siamo partiti prima perché le idee erano chiare, ci siamo trovati e quindi sicuramente è un vantaggio per poter parlare con più persone possibili, farci conoscere personalmente come persone, far conoscere cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, ma soprattutto la cosa principale, il perché vogliamo fare quello che facciamo. Lei da ex capitano è amato da tutta Perugia, scendere in campo, diciamo così, può anche portarle delle antipatie. Come l'ha convinta Stefano Bandecchi e quali sono i valori in comune che avete riscontrato? Ma secondo me non puoi convincere una persona a fare qualcosa, quindi ci si deve trovare, si deve vibrare, ci deve risuonare alla stessa maniera e quindi non è che mi ha convinto Stefano Bandecchi, sicuramente come dicevi tu mi hanno convinto le idee, mi hanno convinto principi e valori. Ci sono tre parole quando ci siamo parlati per la prima volta che mi hanno ispirato e ho trovato grandi analogie con quello che è il mio stile di vita, che sono la libertà, quindi fare, essere liberi di fare in quello in cui uno crede senza dover rendere conto a nessuno. Il servizio è un'altra cosa che mi accompagna la mia vita da sempre, verso le persone, verso il cittadino, e la contribuzione per rendere sicuramente la nostra città qualcosa di migliore, quindi renderla migliore. Quindi queste sono le cose che mi hanno convinto a dire sì al progetto, a Stefano Bandecchi, alla squadra, perché io la considero sempre una squadra. Non considero mai questo progetto egocentrico, diciamo che si vince insieme e quindi è stato per me facile quando ho sentito queste parole dire di sì. È vero che da sportivo professionista so benissimo che quando fai una scelta a qualcuno può piacere di più, qualcuno meno, qualcuno per niente, ma la nostra capacità e bravura deve essere quella di rispettare e di accettare le opinioni altrui anche quando non le condividiamo. Bandecchi in poco tempo a Terni ha subito individuato quali erano i punti più critici, il decoro, la sicurezza, è intervenuto in maniera molto rapida. Ecco, lei ha già individuato quali sono i punti carenti della sua Perugia e dove vorrebbe intervenire subito? Beh, credo che ci siano molte analogie e intervistando qualsiasi cittadino di Perugia probabilmente ti dice le stesse cose e una delle cose principali sicuramente sono quelle del decoro, che può riguardare le strade, può riguardare il verde pubblico, può riguardare, come è successo per Stefano Bandecchi a Terni, magari il disservizio dei bagni pubblici all'interno del centro storico. Ci sono tante analogie in comune che potrebbero colpire tanto il cittadino di Perugia come hanno colpito il cittadino di Terni e da cui possiamo prendere spunto. Quello che fa la differenza secondo me è capire, ascoltare la gente, capirla veramente per capire quali sono le priorità da andare a risolvere per dare più benessere alle persone, senza scordarci di dare una visione grande della nostra città per il futuro. Uno slogan che ha colpito molto nella campagna elettorale di Terni era "mai più schiavi di Perugia". Possiamo dire che potrete essere amici Perugia e Terni e solo così si può essere grandi, cioè la
lavorando insieme per il bene di questa grande regione. Io dico sempre che siamo tutti un'unica cosa, persone, oggetti, cose, bisogna capirlo. Sicuramente quello era uno slogan, come ha detto già Stefano Bandecchi, che era riferito forse alla classe politica perugina e non ai perugini, e quindi non ne entro in merito, lo rispetto e accetto tutto, ma credo che in realtà l'unione faccia la forza, come cittadini di una regione, come dicevi tu, che ha delle grandissime potenzialità e un grandissimo valore, quindi bisogna capirlo, mettere da parte anche quei piccoli disaccordi che ci sono in ambito sportivo e capire che per noi cittadini di Perugia è importante fare gruppo per poter crescere insieme alla grande. Ultimissima, avete già individuato qualche professionista da inserire nella squadra che dovrà governare Perugia quando lei si vincerà? Sicuramente sì, credo che la differenza la faccia la capacità di fare una sinergia creativa, un'alleanza di cervelli, trovare le persone giuste con le competenze giuste da mettere nei ruoli e chiavi che poi ti faranno la differenza. Sono tutte quelle persone che hanno nella loro esperienza di vita accumulato valore, conoscenza, competenza per risolvere i problemi nei dettagli, perché ce ne sono tante le cose: una strada, la sanità, le infrastrutture, lo sport, ce ne sono tante, per cui collocare le persone giuste al punto giusto, la cultura, la scuola. Quindi stiamo individuando anche il progetto della Banca del Territorio, stiamo cercando le eccellenze in tutti i punti che vogliamo e dobbiamo migliorare per Perugia.